Tentarono di uccidere un uomo sparando colpi di pistola in una piazza piena di gente, non curanti della presenza di famiglie e bambini. Sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Treggiano, i presunti autori dell'agguato messo a segno il 5 giugno scorso a Noicattaro, in provincia di Bari, nella centralissima piazza Umberto I. In manette sono finite quattro persone di 20, 31, 36 e 38 anni, tutti residenti nella cittadina barese, raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura. Vittima dell'azione criminale, un 32enne di Trigiano, che rimase ferito fortunatamente in maniera non grave. Almeno due i colpi esplosi durante l'agguato, che raggiunsero l'uomo ad un gluteo. La vittima riuscì a salvarsi fuggendo in sella ad uno scooter, così come fecero anche altre persone che si trovavano in sua compagnia. A rendere ancora più grave l'episodio, il fatto che la sparatoria fosse avvenuta di domenica pomeriggio, quando la piazza era affollata di famiglie e bambini. Scattate le indagini, i militari sono riusciti a ricostruire sia i momenti di preparazione dell'agguato che la parte esecutiva, risalendo al presunto esecutore materiale e ai tre soggetti che lo hanno spalleggiato nell'azione criminale. I quattro si trovano in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Sono accusati, a vario titolo, dei reati di tentato omicidio in concorso, con l'aggravante del metodo mafioso, e porto abusivo di arma da fuoco.